po' in giro, però vi chiedo risposte un po' più sintetiche. Ho l'impressione che dobbiamo chiudere entro le 8. Se no pagate. Buona continuazione. Sapete che se andiamo oltre le 8 paghiamo le sale. Ciao. I privilegi dei consiglieri regionali. Ho l'impressione, però è una mia impressione personalissima, che come dire, la concordanza tra le posizioni di Lega e Partito Democratico sia un po' più difficile da trovare di quanto forse non a livello di principi, lo dico perché sono reduce dal Consiglio Comunale di oggi pomeriggio sul bando sulle aree pubbliche, diciamo, mentre l'assessore Maiorino, che aspettavamo qui ma credo sia ancora impegnato in Consiglio Comunale, faceva la relazione sul bando delle aree pubbliche, un consigliere della Lega si è messo un burca e ha letto un sermone, quindi insomma ho visto un po' di differenza, insomma, rispetto, però non era solo per dire, e la mia domanda è un'altra, visto che tutti l'avete accennato, volevo capire un parere sintetico ma preciso sul discorso di quello che sta facendo il Comune di Milano. Cioè il Comune di Milano a inizio dicembre annuncia un bando per l'assegnazione di 3 aree comunali, 2 aree in particolare, Fala Sharpe e via Marignano, gli ex bagni pubblici di via Esterle, da assegnare con un regolare bando a comunità religiose. Che cosa ne pensate? Quale sarà l'atteggiamento in questo caso di Lega, Partito Democratico, e poi come ultimo lo richiedo anche all'onorevole D'Ambroso su questo atto del Comune di Milano? Io ho già dato prima, non sono entrato troppo sul tema, perché già per parlare di quello che era il progetto di legge. È chiaro che però io rimarco da un punto di vista politico. C'è il gruppo consigliare della Lega in consiglio comunale che sta già ben esprimendo determinate posizioni. Io non riesco a, cioè, quello che dicevo prima, mi sembra che di essere tornato indietro a 14 anni fa, quando nel comune di Lodi addirittura il comodato con una forma contrattuale in sé che prevede il titolo per la gratuità per la concessione del bene, in questo caso un terreno per la costruzione della moschea. Qui non siamo a livello di gratuità, però vedendo determinati i prezzi eccetera, ritengo che siamo ben al di sotto di quelli che sono i valori di mercato. E qui nasce il primo interrogativo: perché fare un bando relativamente, in questo caso, alla costruzione della moschea su proprietà pubblica con valori che sono al di fuori del mercato? Cioè, non voglio fare facile propaganda eccetera, avrei trovato però molto più ragionevole che quel banco fosse fatto per giovani o per chi vuole fare uno startup di impresa, per fare un esempio. È facile, voglio dire, la risposta. Ci possono essere tante altre risposte, cioè non riesco a capire il senso di questa iniziativa. Non riesco in altro modo anche a capirla e a comprenderla, e sottolineo ancora i rischi e i pericoli, perché la trovo una scelta assolutamente, completamente estemporanea. Cioè è una scelta, è una decisione che non risolve il problema, nel senso che va ad affrontare una situazione, senza però porre tutta una determinata serie di regole, di situazioni, senza che a monte venga risolta quella problematica iniziale che indicavo, cioè il fatto che si neghi con quella delibera una problematica, che è quella della compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano rispetto a determinate situazioni proprie della religione islamica. Cioè io ribalto la situazione, cioè prima devono essere risolte tutte quelle questioni, devono essere risolte, e una volta risolte si può pensare a tutto il resto. Il mio punto interrogativo è questo: risolve la questione questo bando? Non lo risolve,
probabilmente crea altre situazioni di insicurezza, altre situazioni di tensione sociale, perché questo è il dato che domani ci saranno queste, fra un anno e mezzo, quando saranno costruite, speriamo di no, queste moschee, tutte quelle problematiche che sono state sottolineate, quei principi che enucleava benissimo l'onorevole D'Ambrosio, hanno una risposta? Cioè domani chi predica all'interno, ci sono delle regole specifiche preliminari su quello che viene detto e su una determinata regolamentazione? Oggi non c'è, e allora il problema non viene affrontato, significa creare il rischio di tensioni, di tensioni sociali. Molto spesso, e chiudo, c'è una vasta parte che mi riferisco soprattutto al mondo di centro-sinistra, ma non solo, che portata ad un estremo buonismo, che come fosse requisito di moda. Attenzione che con il clima di crisi economica che c'è, con tutte le problematiche di terrorismo che ci sono, con quello che sta succedendo, con un fenomeno dell'immigrazione incontrollato, si rischiano di creare delle polveriere. Non siamo noi in questo momento che dobbiamo dare risposte al mondo islamico, perché noi non abbiamo fatto nessuna distinzione, cioè chi professa la religione islamica, il singolo che non è in alcun modo penalizzato rispetto all'ordinamento giuridico italiano, non è e non deve, perché sarebbe una forma di discriminazione fondata sul suo credo religioso. Non è questa la questione. Non c'è chi professa la religione musulmana che è penalizzato nell'accesso alle case ALER, penalizzato nei contributi comunali. Noi poniamo un interrogativo sulla forma pubblica di manifestazione di quella forma religiosa e su quello che viene detto. E da questo punto di vista noi diciamo che non siamo noi che dobbiamo dare delle risposte, ma loro prima a fornirci delle risposte, e una volta che ci hanno fornito delle risposte anche noi ci adegueremo. Risposte.